Amici, siete pronti a entrare nel mondo di Barbie? Sì, voglio davvero andarcelo, sto sognando da tanto tempo! Ragazzi, quella è Barbie, questo è per le ragazze, preferisco giocare a basket, incontro Ronaldo! Dai, che dici, Odysseo? Sì, ma c'è anche il Ken del mondo di Barbie, quindi vieni con noi! Sì! Ok, allora cosa faremo lì? Beh, per cominciare andremo nel mondo di Barbie, la incontreremo e ci divertiremo un mondo e incontreremo anche tutti i suoi amici. Ok, ok, mi avete convinto, verrò con voi. Bene, entriamo nella scatola, forza, forza, forza. Oh, siamo nel mondo di Barbie. Non posso crederci, è così bello qui dentro. Il suo mondo è bellissimo, ragazzi, è tutto rosso. Ok ragazzi, ma Barbie dove sta? Sei cieco, eccola lì! Oh, ciao Barbie! Ciao, cosa volete dal mio mondo? Barbie, sono il tuo più grande fan. Gioco con le bambole Barbie da quando ero una bambina e mi piaceva molto e finalmente ho potuto incontrarti. Sono molto felice, ho sempre voluto dar gioia alle bambine. Oh, questo posto è davvero noioso, non c'è un campo da basket qui, preferirei giocare a basket. Beh, Odysseo, lascia perdere il basket, voglio conoscere Ken! Mi dispiace, ma Ken sta lavorando in spiaggia, è un bannino! Oh, che bello che Ken sia un bannino! Voglio dire, è un atleta, è il mio sogno, voglio esserlo anch'io! Chi se ne frega di Ken, Ronaldo! C'è qualcos'altro che volete da me? Perché devo andare a fare la manicure, la pedicure, i capelli e tutto il resto! Sì, vorremmo essere i tuoi amici! Certo che possiamo essere amici, ho molti amici, mi piace la buona compagnia! Bene Barbie, cosa ne diresti, visto che siamo già amici, se ti invitassimo nel nostro mondo? Ti facciamo fare un giro e vedrai come viviamo! Un'offerta interessante, ma non so se merita che io annulli tutti i miei piani per questo! Sì Barbie, se tutti quelli che ci guardano si iscrivono e cliccano su mi piace, verrai con noi? Te lo stiamo chiedendo! Certo, se tutti quelli che non si sono ancora iscritti premono il pulsante iscriversi, verrò a trovarvi! Ottimo amici, quindi mettete tutti i mi piace e iscrivetevi, così Barbie potrà visitare il nostro mondo! Fantastico, beh, sono pronta a venire con voi! Forza, andiamo, andiamo, andiamo! Bene ragazzi, torniamo al nostro mondo! Benvenuto nel nostro mondo Barbie, ti piace questo posto? Grazie mille, è strano qui, è tutto diverso dal vostro mondo e i colori sono molto strani, ma pensi di potermi abituare? Sì Barbie, ma penso comunque che ti piacerà qui, cosa ti piacerebbe fare adesso? Prima di tutto, prima di fare qualsiasi cosa dovete togliermi i vostri vestiti e dovete indossare qualcosa di rosa come Krista e che si inserisce direttamente nel tema di colore di Barbie. Ma Barbie, questa camicia che indosso non è poi così semplice, è il nostro nuovo merch ed è molto bella. Sì Demon, è bellissima, ma non è rosa e non posso essere amica delle persone che non indossano vestiti rosa come me. Ok Barbie, hai ragione, mi vestirò di rosa per essere tuo amico. E io vi dico amici che non mi vesto di rosa, sono un giocatore di basket io. Ok Odysseo, fai quello che vuoi. Sì, vai a cambiarti il rosa, io lo sto qui. Il tuo amico Odysseo è molto cattivo. Sì, sono assolutamente d'accordo con te, Barbie. Va bene, vado a cercare dei vestiti rosa. Bene, fantastico! Bene. A few moments later. Guardate come siete belli in rosa. I miei amici mi hanno fatto indossare questi vestiti, non mi piacciono per niente. Non so, a me piace e trovo che sia un colore molto adatto a me, no? Sì, Dimon, sei davvero bello. Ah, grazie. È proprio cringe. Bene, ragazze, mostratemi cosa c'è di interessante nel vostro mondo. Ti piacerebbe se mostrassimo una nostra grande e bellissima piscina? Certo, certo, andiamo. Dai, sì, dai, sì, dai, forza. Che bella piscina. Ferma, se stai per cadere, la nostra piscina è piena d'acqua. Volevo solo arrivare dall'altra parte del mio mondo e lo faccio sempre. No, nel nostro mondo la piscina è sempre piena d'acqua, il che significa che puoi annegare. Oh, davvero? È terribile, come fate a vivere qui? Abitudine, noi non siamo in piscina, non cambiamo lato come fate voi. Nel vostro mondo succedono cose strane. E come fate a nuotare in piscina? Fatemi vedere. Semplice, Odysseo. Cosa vuoi? Perché mi hai fatto cadere in piscina? Perché Odysseo? Dobbiamo mostrare a Barbie come si nuota in acqua. Ecco come si nuota. Ragazzi, credo che sia molto pericoloso. Noi camminiamo sopra e basta. Siete tutti dei truffatori. E tu, Barbie, vedrai cosa ti succederà. Io me ne vado. Ma io non ho fatto nulla di male, ragazzi. Perché mi minaccia? No, non hai fatto niente di male. È tutto a posto. Volevamo solo mostrarti come nuoti.
Sì, sì, in realtà è stata colpa mia. Ho esagerato un po', ma è tutto a posto. Però tu hai visto come si fa. Sei stupido, esagerato, ma non è un problema. Va bene, ragazzi, devo essere sincera, ma ho un po' di fame. Non lo so, ma è la prima volta che provo questa sensazione nel vostro mondo. Forza! Sì, sì, andiamo! Ora ti daremo del cibo vero. Vero? Cosa vuol dire vero? Dai, vedrai! È solo cibo, vieni a vedere. Sono pronta a mangiare, ragazzi. Barbie, guarda cosa ci ho portato. Ti ho portato delle caramelle. Grazie mille, sembrano deliziose. E io, Barbie, ti ho portato dei deliziosi lecca lecca rosa. Sono buonissime, ma voglio condividerle con te. Ecco, tu mangi lecca lecca e io mangio le caramelle. Proviamo adesso. Che ne pensi? Ottimo, è molto buona. Non l'hai nemmeno assaggiato. Ma nel mondo di Barbie tutti mangiano così. Guarda, devi metterli in bocca e masticarli, guarda. È davvero strano. Ma ci proverò. Sì, sì. Sì, mastica, mastica, mastica. Non aver paura. Sì, più forte, dai, dai. Bene, così. Sì, così, così. Che ne pensi, Barbie? Ti è piaciuto? Sono deliziosi, voglio mangiarli tutti. Che bravi che siete. Sì, certo. Barbie, ora che abbiamo mangiato, vogliamo mostrarti qualcosa. Sì, Chris? Sì, ti faccio vedere le mie bambole. Le tue bambole? Dai, fammi vedere. Queste sono le mie bambole. Questo sei tu e questo è Ken. La mia bambola è così bella, proprio come me. Sì, Barbie, sono d'accordo. Ma anche Ken è molto bello, non è vero? Sì, e anche Ken è bello. Ragazzi, vi dico sinceramente che sono molto stanco e vorrei andare a letto. Posso andare a casa? Sì, Barbie, ti mandiamo a casa. Ma abbiamo dei regali per te. Guarda, uno zainetto GL Army e un astuccio GL Army. Wow. È davvero bello, ragazzi. Lo metterò in un posto ben visibile e mi ricorderò sempre di voi. Dai, Barbie, ti accompagniamo a casa. Andiamo, sì, Barbie. Andiamo, andiamo. Finalmente sono a casa. Sì, Barbie, siamo molto contenti di aver passato la giornata con te. E spero che ora rimarremo amici. Certo, ora siamo amici per sempre. Sì. Oh, Sirenhead è molto spaventoso. Te l'avevo detto, Odisseo. È molto grande e spaventoso. Non dite sciocchezze, Sirenhead non esiste. L'abbiamo distrutto l'anno scorso e basta, è finita, ragazzi. Ma Stas, ti dico che qui c'è scritto che Sirenhead è tornato. E non solo lui è tornato. Dai, Dimono, non credere a tutto quello che c'è scritto. Sì, Dimono, Odisseo ha ragione. Presto ci dirai che esiste Lamphead o la Handhead. Basta così, amico. Ma qui dice che è tornato e che non è tornato da solo. Ora ci sono due Sirenhead e credo che siano fratelli. Qui c'è scritto così. Quindi è tutto vero, amici. No, sono tutte sciocchezze, te lo dico io. Oh! Cos'è? Cos'è successo? Ragazzi, io sento una sirena. No, probabilmente è solo un terremoto. Cosa c'è che non va, amici? Qui c'è qualcosa che non va. Sì, Stas, Dimon ha ragione, è Sirenhead. No, è solo un terremoto. Succede, te l'ho detto, è un terremoto, vado fuori. Odisseo, corri subito su in terrazza, diamo un'occhiata. Corriamo, corriamo, corriamo. Forza. Mamma. Cos'è successo, amici? Cos'è successo? Vieni qui, Odisseo. Chiudi la porta, chiudi la porta. Corriamo da quella parte. Corriamo. Riesci a vedere qualcuno? Dimon, non lo vedo, ma lo sento. Sì, sì, è là fuori, da qualche parte. Forza, seguimi. Odisseo, da, guarda. Ecco, Odisseo, lo vedi? Sono davvero in due. Ma cosa ci fanno lì? Non lo so davvero, Odisseo. Io credo che si stiano consultando su come attaccarci. Guarda, stanno combattendo. Credo che stiano combattendo, Odisseo. Odisseo? Dov'è Odisseo? 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 Ehi, Odisseo, ma che cosa ci fai qui? Non riesco ad uscire di qui. Ho paura, non voglio che mi prendano. Ma Odisseo, dobbiamo salvare la nostra città, altrimenti la distruggeranno. E io, Dimon, che cosa posso fare? Io sono solo un bambino. Sì, Odisseo, ma sei un figlio di GL Army. Per questo lo supereremo insieme. Ok, Dimon, cosa facciamo adesso? Stanno combattendo ora, quindi seguiamoli. Vediamo se uno di loro perde, rimarrà solo l'altro. Andiamo, andiamo. Guarda, stanno combattendo laggiù.
Cosa? Di morno io non vedo proprio nessuno lì. E cosa vuoi dire? Odisseo, sono scomparsi. Dobbiamo capire cosa dobbiamo fare. Timon, dimmi, che cosa facciamo? Hai già combattuto una volta contro Siren Head e l'hai battuto. Sì, Odisseo, ma ho combattuto solo contro un Siren Head. E ora ce ne sono due. Cosa posso fare contro due Siren Head? Forza, Timon, quello che hai fatto uno puoi farlo all'altro. È solo due volte più difficile, non è così difficile. Ok, Odisseo, prima dobbiamo trovare Stas. Andiamo. Corriamo. Di corsa. Dove dobbiamo correre? Dove correre? Dora, nascondermi. Amici, quello non era un terremoto. Laggiù vedo due Siren Head e stanno combattendo. Oh, amici, è forte. Stanno combattendo. Sembra di essere in un film. Perché vengono verso di me, amici? Vengono verso di me, devo scappare, presto! Corro a dire a Timone e Odisseo di salvarsi, amici! Sto correndo, corriamo! Amici, credetemi, ho visto due Siren Head e stavano combattendo! Sì, Stas, quindi Timone aveva ragione! Va bene, amici, ma dobbiamo fare qualcosa perché altrimenti distruggeranno la nostra città! Non preoccupatevi, amici, ho una buona idea! Sono il più intelligente qui! Quindi, Odisseo, prenderemo il nostro altoparlante e metteremo della musica, della buona musica! E Siren Head si spaventerà e scapperà via! Sì, Stas, buona idea! Andiamo su in terrazza! Andiamo! Oh, amici, è una pessima idea! Vado in camera mia a cercare informazioni. Sono pazzi. Veloce. Vieni. Sì. Forza. Dai. Sì. Come si distrugge Siren Head? Vediamo cosa c'è scritto qui. No, raga. Oh, dove è Siren Head? Dove sono laggiù, Odisseo. Forza. Andiamo. Forza. Odisseo, mettilo qui. E su, ora, su. Amici, la musica suonerà. Oh, bene. Ok. Ma perché? Perché Siren Head non se ne vanno? Cavolo, ragazzi! Oh, non funziona! Stas, credo che questa sia stata una pessima idea! Non so, amico, come mi è venuta un'idea così stupida! Non riesco a capirlo! A volte il mio cervello diventa come un nocciolo di ciliegia! Sì. Comunque, andiamo a vedere cosa ha trovato Timon! Cari amici, io non riesco a crederci! Ho trovato la soluzione! Ora, amici, devo andare a preparare un'arma speciale! Ma prima di andare, ho bisogno del vostro aiuto, amici! Questo ci aiuterà moltissimo! Quindi, per aiutarci, premete il pulsante di iscrizione e sarete i primi a vedere i nostri video, amici! Forza! Ecco la mia pistola! Oh mio Dio! È fantastica! Con quest'arma posso sconfiggere Siren Head! Gente, andiamo a combattere! Adesso sono spacciati. Con quest'arma sparerò un laser speciale. Li renderà molto piccoli e io correrò verso di loro e poi li schiaccerò. Andiamo! Timon, dove sei? Dove sei, amico? È un'arma! Timon deve essere andato a combattere Siren Head da solo! Incredibile! Cosa farà Timon da solo contro Siren Head? Potrebbe succedergli qualcosa di brutto! No, fratello! Ma io, amici, mi fido di Timon perché prima di farlo doveva trovare qualcosa di valido! Perciò dico che per la nostra sicurezza dovremmo nasconderci da qualche parte in casa e aspettare Timon con buone notizie, eh? Eh? Che cosa ne pensi? Sì, Stas, hai ragione. Andiamo a nasconderci da qualche parte e salviamoci. Sì, va bene. Andiamo lì in sala e stiamo qui a aspettare Timon che porti delle buone notizie, ok? Forza, dai, andiamo. Forza. Sono qui da qualche parte, nascosti da qualche parte e io li troverò. Amici, vi sento. Non sono lontani da qui. È il mio momento di distruggerli per sempre. Amici, c'è un Siren Head laggiù. È ora di ucciderli con la mia arma. Buona fortuna a me. Prendete questo. 1, 2, 3. Ti sta bene. Sono diventati molto piccoli. Adesso andiamo a dare un'occhiata prima che scappino. Dov'è quel Siren Head? Sono scomparsi! Li ho fatti diventare piccoli e si sono persi! E ora non so dove siano, potrebbero tornare! Comunque corriamo da Stas e Odisseo e avvertiamoli! Venite con me! Ecco Timon! Oh. Cosa è successo, Timon? Li hai distrutti? Sì, ragazzi, la buona notizia è che Siren Head si sono spaventati e sono fuggiti dalla nostra città! La cattiva notizia è che li ho rimpiccioliti, li ho fatti arrabbiare e torneranno ancora più forti di prima!